con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo aprire le nostre Bibbie nel libro di Ezechiele, capitolo 37, leggeremo i primi 10 versetti. Libro di Ezechiele, capitolo 37, dal versetto 1. Gloria a nome di Dio. Signore, benedici il tuo popolo. Amen, il Signore sia lodato. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo ad una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse, tutt'attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo Spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di essa dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle. Ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito. Profetizza, figlio d'uomo, e di allo Spirito: così parla il Signore Dio. Vieni dai quattro venti, o Spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Amen. Fin qui la parola del Signore. Accomodatevi, fratelli. Gloria a nome di Dio per questa straordinaria e meravigliosa parola. Vedete, alla sola lettura mette i brividi. Leggere questa meravigliosa parola, questi versi così profondi, così belli. Una profezia, una parola affidata ad un uomo, Ezechiele, che aveva un grande desiderio, quello di servire il Signore, e che aveva un grande bisogno, essere continuamente pieno di Dio. Un uomo che aveva ricevuto la parola del Signore, un uomo utilizzato dal Signore come strumento potente per parlare al popolo di Israele. Ora, nella prima parte sicuramente ci saranno una serie di minacce, perché il popolo si era allontanato dal Signore, ma ad un certo punto Dio, l'Iddio d'amore, l'Iddio onnipotente, l'Iddio onnipresente, l'Iddio misericordioso, l'Iddio della grazia, ad un certo punto fa capire al popolo: io non vi ho dimenticati, voi siete miei, io non vi ho dimenticati, io vi amo.
E l'amore di Dio si manifestò per questo popolo nelle profezie che venivano date. E il profeta Ezechiele ad un certo punto ebbe a dire questa gloriosa e meravigliosa profezia al popolo. Il profeta Ezechiele dovette in un certo senso sottostare al comando dello Spirito Santo, al comando di Dio che dichiarava quello che doveva dire. E in questo testo, nel testo che noi abbiamo insieme letto, c'è una triplice verità, perché si parla di una sorta di resurrezione, si parla di una sorta di risveglio, ma è una resurrezione delle anime dalla morte, rappresenta una resurrezione di salvezza, le anime che rivivono attraverso la parola di Dio, rappresenta una chiesa, un popolo che dall'afflizione passa alla libertà, una resurrezione alla libertà, rappresenta certamente, può rappresentare insomma dei corpi che resuscitano nell'ultimo giorno nella vita eterna con il Signore, rappresentano, fratelli e sorelle, un risveglio particolare promesso al popolo di Dio, un risveglio particolare promesso alla Chiesa del Signore. E in questo testo noi vediamo che si parla di valle di ossa. Ezechiele, insomma, la mano del Signore scritto fu sopra di Ezechiele e il Signore lo trasportò mediante lo Spirito in mezzo ad una valle di ossa. Erano tantissime ossa dinanzi a lui. Ezechiele camminava e davanti a lui era un prospetto veramente veramente desolante, brutto da vedere. Ezechiele cammina tra queste ossa disperse, neppure accumulate, erano disperse. Le ossa, fratelli e sorelle, erano soggette al sole, alla pioggia, al vento, erano soggette alle intemperie e queste ossa si insecchivano sempre di più, tanto da dire erano secche, addirittura al versetto 2 erano molto secche e queste ossa, fratelli, erano indifese, erano senza protezione, perché erano nude, erano senza carne, erano senza pelle. Queste ossa erano però sulla superficie. È scritto nella parola del Signore, sempre al versetto 2, erano numerosissime ma sulla superficie della valle. Sì, perché ancora non erano state sepolte, ancora non erano state piantate all'interno del terreno, ma erano sulla superficie, c'era ancora speranza per queste ossa. Un uomo quale Ezechiele poteva vedere queste ossa, poteva dire non possono rivivere, ma Dio le aveva piantate sulla superficie. No, possono rivivere queste ossa possono risvegliarsi. Ma come fanno delle ossa a mettersi insieme, a creare degli uomini e a creare un esercito non grande, grandissimo? La potenza di Dio può questo e altro, fratelli cari nella grazia. La potenza di Dio va al di là delle nostre immaginazioni. Quella visione dovette servire a Lui come a noi per farci comprendere che il nostro Dio è l'Iddio che dalle ossa trasforma, addirittura dalle ossa, in uomini veri e propri, anzi in esercito grande ordinato, in falangi, gloria al nome del Signore. E che significa? Perché ha avuto questa visione? Il popolo di Israele era in Babilonia, seguitemi fratelli, il popolo di Israele era in Babilonia perché era stato deportato in Babilonia, ma sembravano delle ossa secche, perché questo popolo non aveva più fiducia in Dio, ormai era disperato, era desolato, ormai, come dire, erano numerosi ma sparsi tra le varie regioni di Babilonia, ossa numerosissime disperse, erano, come dire, soggetti alle intemperie, sì, perché il tempo avanzava, le sofferenze, i dolori avanzavano e questo popolo si scoraggiavano, non erano secchi, erano molto secchi.
Le ossa erano senza protezione perché ormai non avevano neppure Dio nella loro vita. Uno che non si fida di Dio, non crede in Dio, se non crede in Dio non ha Dio. E queste ossa erano senza protezione, senza carne, senza pelle, erano nude, erano vuote, ma erano ancora sulla superficie. Erano ancora sulla superficie e Dio parla a questo popolo. Ora mettiamoci noi. Mo, fratelli e sorelle, adesso viviamo in un tempo particolare, tipico del popolo in Babilonia, di un popolo perseguitato, di un popolo scoraggiato, e la Chiesa di Dio sembra scoraggiarsi man mano che si va avanti, perché la modernità, le varie come dire, dottrine tendono ad entrare e in qualche modo l'antico zelo, il vero zelo, tende a spegnersi. Oppure, fratelli e sorelle, questa valle di ossa è semplicemente una chiesa spenta, una chiesa abitudinaria e monotona, una chiesa che non riesce più a sentire la necessità di essere riempita di benedizioni, una chiesa che non riesce più a sentire la necessità di essere utilizzata potentemente da Dio. Ma queste ossa sono anche il mondo, anzi soprattutto il mondo che vive senza il Signore, numeroso, sparso, vive soggetto alle intemperie, vuoto, secco, senza protezione. Ma fratelli cari, nella grazia il punto è proprio questo: queste ossa sono ancora sulla superficie e tocca a me e a te fare quello che Ezechiele fece. Tocca a me e a te essere strumenti nelle mani di Dio per poter operare quello che Dio vuole operare. Gloria al nome del Signore. E allora Ezechiele, dinanzi a questa visione, al versetto 3 è scritto che Dio gli domandò qualcosa: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? Secondo te queste ossa potrebbero rialzarsi? E allora Ezechiele poteva dire: Signore, umanamente io l'avrei detto, Signore, non credo, come fanno da sole a rialzarsi? Questa è la miseria umana, da sole non possono rialzarsi, ma per la potenza dello Spirito Santo quelle ossa potevano rialzarsi. Ezechiele poteva dire: Signore, razionalmente non penso, Signore, razionalmente non è possibile che queste ossa possano risvegliarsi. Ma Ezechiele disse: Signore Dio, tu lo sai, Dio sapeva bene che potevano rivivere, ma voleva che Ezechiele potesse entrare nella sua miserabilità, nella sua piccolezza e umiltà, altresì riconoscere la potenza di Dio. Signore, tu lo sai, Dio, tu lo sai. Bene, il Signore a quel punto cominciò a dire, insomma, dal versetto 4, cominciò a dire: profetizza queste ossa, parla, ditegli, ascoltate la parola di Dio e pronuncia quello che Dio aveva comandato. Fratelli e sorelle, queste ossa, gloria al nome del Signore, per la parola predicata, per la potenza della parola predicata, cominciarono ad unirsi tra di loro, cominciarono a muoversi. La potenza della parola di Dio si cominciò a vedere tra quelle ossa. Quelle ossa cominciarono a vivere la potenza della parola e la potenza della preghiera. Gloria al nome del Signore. Quelle ossa cominciarono a muoversi, è come se risuscitarono, è come se cominciarono a rivivere, è come se cominciarono ad ottenere una vita. Da sole si muovevano. Pensate a Ezechiele là davanti, che vedevano queste ossa che piano piano si radunavano tra di loro, si ordinavano, si accumulavano. Ma che sta succedendo? La potenza della parola di Dio. È scritto nella parola del Signore: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
alla vita, e ancora oggi Dio è capace di farlo. Ancora oggi l'Iddio onnipotente è capace di fare questo per la parola predicata, per la parola annunciata, per la bandiera dell'Evangelo proclamata in questa terra. Le ossa secche rivivono, fratelli e sorelle, rivivono, perché Dio non è cambiato. La potenza della parola, la potenza della preghiera ancora oggi è efficace, e quelle ossa tendono a rivivere, perché Dio è potente a farle rivivere. E se Gesù si è dato alla croce, se Gesù si è donato alla croce, morendo alla croce per ognuno di noi, per l'umanità intera, è per far rivivere le ossa. E se tu sei questa sera un osso morto, un osso solamente secco, disperso, radunati con la Chiesa, radunati col popolo di Dio, assembrati al popolo di Dio, perché Dio sta tornando, ma vuole Egli farti vedere meraviglie nella tua vita. Cominciarono a muoversi, assumevano una forma nuova, ed è quello che in realtà abbiamo realizzato e che realizzano coloro che accettano Dio e la parola del Signore credendo in essa, perché da forme disperse cominciarono ad assumere una forma nuova. Probabilmente una cominciava ad alzarsi, l'altra cominciava a spostarsi, un movimento cominciava a crescere, un movimento piano piano cominciava, insomma, a mettersi in piedi. È scritto nella parola del Signore: si fece un rumore, dice Ezechiele, come io profetizzavo, si fece un rumore, ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre, io guardai ed ecco venire su di esso muscoli, crescere la carne, la pelle per ricoprirle, e non c'era in esse nessuno spirito. Gloria al nome del Signore. Ma quello che osservò è una forma nuova. Da ossa cominciarono a ricostituirsi. È quello che noi abbiamo quando abbiamo Gesù nella nostra vita. È scritto nella parola di Dio: vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando. Fratelli cari nella grazia, quello che Ezechiele sta vedendo è il popolo di Israele che da dispersi tende a riunirsi nelle famiglie e piano piano comincia a rientrare nella consapevolezza di chi è Dio, l'Iddio potente, e finalmente può ritornare, si attua un movimento particolare. Ma quello che Ezechiele, quello che lo Spirito di Dio tende a dire alla Chiesa questa sera è che Dio può far rivivere ancora oggi le ossa secche, come fece con Paolo, lo stesso che disse: vi siete spogliati del vecchio uomo per rivestirsi del nuovo. Sì, come fece con Paolo, perché Paolo era rivestito di un uomo vecchio, era di ossa secche, ma Dio apparve nella sua vita, e nella vita di Paolo cominciò a sentirsi un rumore, il rumore del vecchio uomo che si stava spostando, il rumore della vecchia vita che stava allontanandosi, per una nuova vita che stava ritornando, per un nuovo inizio, per una nuova unzione, per una nuova vita, gloria al nome del Signore, per una nuova essenza. Quell'uomo stava ritornando, quell'uomo stava rivivendo, si stava risvegliando. Ma è scritto nella parola di Dio: non c'era in esso nessuno spirito, non c'era in esso nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza, dice allo spirito, vieni spirito, vieni spirito. È scritto: vieni dai quattro venti, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Ed è scritto che ad un certo punto è scritto: io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi, e erano un grande esercito, grandissimo. Davanti a Ezechiele si verificò qualcosa di straordinario, di particolare, di meraviglioso, un miracolo, qualcosa di unico, mai visto prima, qualcosa inimmaginabile per la mente umana. Dalle ossa secche ad un certo punto un esercito immenso. Ma com'è possibile?
è possibile quando la potenza di Dio scende sulla Chiesa di Dio. Amen, fratelli. Gloria al nome del Signore. Sì, la parola predicata, fratelli e sorelle, una parola predicata senza la potenza dello Spirito non fa in modo che quell'esercito si formi, fa in modo che si possa creare un movimento, ma c'è bisogno dello Spirito affinché quel movimento possa formare un grande esercito. Gloria al nome del Signore, è lo Spirito di Dio nella parola predicata che forma il grande esercito. È lo Spirito di Dio nella parola predicata che porta ad un risveglio per la Chiesa, per le famiglie. È lo Spirito di Dio che può fare questo. E questo cosa significa, quest'altra cosa? Sì, fratelli, perché Israele ormai si era radunato, Ciro li era andati a prendere, ormai il popolo degli israeliti era unito come queste ossa secche, erano tornati ad avere quella carne, quella pelle, ma nessuno spirito era in loro. Erano ancora desolati, infiacchiti, erano ancora dispiaciuti, erano ancora senza forze, senza veemenza positiva spirituale, senza quella dynamios, quella potenza dinamite che poteva muoverli per dire: andate, adesso dovete andare a Gerusalemme, dovete andare nel vostro paese, ricostruite, riedificate quello che è stato distrutto, non vi preoccupate, questo esercito si muova per la mia gloria. Ma nessuno spirito era in loro, ma Dio provvide loro anche uno spirito, provvide loro lo spirito che fece in modo che questo esercito potesse muoversi. Gloria al nome di Dio, io ho bisogno di un risveglio. Amen, fratello. Io ho bisogno di un risveglio. Io ho bisogno di un risveglio, sì, io ho bisogno di uno spirito che forma un esercito, per la sua messe, perché questo popolo, questo mondo deve risvegliarsi. Io ho bisogno di un risveglio per me stesso prima di tutto, per la mia famiglia, ma per il mondo anche. Io ho bisogno di un risveglio, io ho bisogno di un risveglio affinché le anime... Io ho bisogno di un risveglio affinché le anime di questo mondo sentano la necessità della salvezza, debbono sentire il bisogno di essere salvati perché Gesù sta tornando. Io ho bisogno di un risveglio perché io devo essere rinfrescato da un nuovo apprezzamento, da un reale e santo apprezzamento per la grazia e le benedizioni di Dio. Io ho bisogno di un risveglio. Io ho bisogno di un risveglio perché io devo essere risvegliato dalla mia dormienza, devo risvegliare altri dormienti. Io ho bisogno di un risveglio perché io sono chiamato non a stare seduto nel banco e sulla sedia, ma a vivere la messe, a vivere il grande mandato che Dio mi ha affidato. Io ho bisogno di un risveglio perché io devo essere sollevato dalla tomba della negligenza, della superficialità in cui sono stato avvolto fino ad oggi. Ho bisogno di risveglio perché io devo essere lontano dalla tomba dell'incredulità, perché io credo nell'Iddio onnipotente, nell'Iddio che può fare ogni cosa. Io ho bisogno di un risveglio, ho bisogno di un risveglio perché devo essere lontano dall'apatia spirituale, da quella mancanza di sensibilità verso le anime che hanno bisogno di Dio, verso le anime che devono avere anche loro possibilità di accettare il Signore. Ho bisogno di un risveglio perché devo annientare, distruggere la tomba della timidezza, ma rivestito dell'autorità di Dio io devo proclamare il Vangelo a ogni creatura. Ho bisogno di un risveglio perché oggigiorno c'è mancanza di rivelazione. Ho bisogno di un risveglio perché Dio deve rivelare ancora al suo popolo, alla sua Chiesa, grandi meraviglie da applicare. Oh, io ho bisogno di un risveglio per realizzare quella potenza, fratelli e sorelle, che niente al mondo può trattenere,
quella dinamite che niente al mondo può trattenere, quella potenza che niente può ostacolare, o quell'esplosione individuale ma altresì collettiva che porta l'uomo in un certo senso ad essere infiammato per la causa di Dio e che l'uomo stesso non riesce a provocare, non riesce a fermare, non riesce a prevedere. Io ho bisogno di un risveglio per vedere Dio squarciare i cieli e vivere nella mia casa, nei miei figli, nella mia famiglia. Ho bisogno di un risveglio per vedere il Signore e la sua gloria. Ho bisogno di un risveglio per vedere il trono di Dio che scende nella mia famiglia. Ho bisogno di un risveglio. Signore, manda un risveglio. Amen, fratelli. Signore, manda un risveglio potente. Gloria al nome del Signore. Ho concluso, fratelli. In Galles era agli inizi del 1900, quando ormai le chiese erano totalmente vuote, le ossa erano totalmente secche, non c'era più possibilità, sembrava, speranza alcuna intorno. Ma fratelli cari nella grazia, si desiderò ardentemente un risveglio individuale, collettivo. Una potenza, una dinamite cominciò ad esplodere in tutta quella nazione. O ad un certo punto scrivono diversi articoli, le chiese erano piene, non riuscivano a contenere il numero delle anime che erano lì, un movimento spirituale che non si riusciva più a contenere e a fermare, si stava propagando in tutta la nazione. O è scritto che le anime per ore e ore e ore, si dice addirittura una decina di ore, in lode e in adorazione nelle chiese, perché non riuscivano più a fare a meno di staccarsi dalla comunione con Dio. Oh, fratelli e sorelle, si narra di bimbi, di giovani che arrendono il cuore nelle mani di Dio. Si narra di uomini e donne che si fanno travolgere dalla potenza del Signore e quelle ossa sono ritornate in vita e la gloria di Dio in una nazione intera è stata manifestata. Dio vuole manifestare la sua gloria nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nella tua città, nella tua nazione. Io voglio essere strumento nelle mani di Dio. Amen, fratelli. Gloria al nome del Signore. E se ti trovi nel peccato, lontano da Dio, questa sera dici: Signore, Spirito di Dio, vieni, rinvigorisci la mia vita, risvegliami. O e se stasera ti trovi lontano, o questa sera dici: Spirito di Dio, vieni, risvegliami. Se questa sera sai che ti trovi nella sofferenza, desolato, il vuoto è nel tuo cuore, dici: Spirito di Dio, vieni, risvegliami. Risveglia la tua chiesa, Signore, questa sera. Lo desideriamo, fratelli. Gloria al nome di Dio. Chiniamo i nostri capi, fratelli.